ci occorre per realizzare questo coprispalle e del cotone? Io vado ad utilizzare il cotone Malusa, che è un 100% cotone egiziano di produzione italiana. Ho scelto questo bellissimo colore corallo, ma ci sono anche diverse altre tonalità che potete scegliere sul sito www.merceriamari.it, e qui le indicazioni danno di lavorare con un 4,5/5. Io vado ad utilizzare un uncinetto numero 4. Oltre al cotone dovremmo anche avere poi dei bottoni con cui andare a unire, a bottonare, diciamo, il nostro coprispalle. Io non li ho ancora scelti, dopo vi farò vedere quali ho deciso di mettere. Vi lascio subito al tutorial e vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo trovate sul sito e anche il link qui sotto in descrizione, www.merceriamari.it. Come prima cosa dobbiamo prendere il nostro uncinetto e partire avviando 161 catenelle. Allora, il coprispalle che andiamo a realizzare è una taglia L, e per la L io vado a montare 161 catenelle. Se dovete farlo più piccolo o più grande potete diminuire o aumentare il numero di catenelle, quindi se dovete fare una M magari potete fare un 145, 151 catenelle, magari toglierne di 10 catenelle. Più o meno sì, potete regolarvi così oppure aumentare di 10 in base alla taglia, ok? Probabilmente io scenderei di 10 catenelle, dovrebbero essere sufficienti. Poi se no misurate col centimetro e sapete regolarvi, o lo provate addosso a voi, sapete regolarvi esattamente della misura. Ok, quindi iniziamo e avviamo le nostre 161 catenelle. Realizzate tutte 161 le nostre catenelle, per una serie di giri dovremo andare a lavorare una maglia alta per ogni punto sottostante. Quindi salto le prime 3 catenelle che ho qui, vado a puntare nella quarta e vado a fare la prima maglia alta. E poi proseguo a lavorare un punto alto per ogni catenella di base. E procedo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a questo punto andiamo a fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, voltiamo il lavoro e di nuovo andiamo a realizzare una maglia alta per ogni punto sottostante. E sempre a maglia alta dobbiamo proseguire e realizzare circa 25 giri. Allora, guardate, ho realizzato alla fine 27 giri per un totale di 22 centimetri e questa sarà la parte, diciamo, davanti e dietro del nostro coprispalle. Da qui in poi andremo a realizzare questa parte, che adesso vedremo insieme come fare, che è la parte davanti che ci arriva fino alla spalla, quindi lo scollo alla spalla, e poi da qui partirà la manica. Quindi adesso vediamo esattamente come replicare quello che io ho fatto di qui partendo dall'altro lato. Io volto il lavoro, ho preso il filo sull'uncinetto, quindi ho un cappio di inizio dove mi devo inserire qui nell'angolo nella prima maglia e mi aggancio facendo una maglia bassissima. Voilà, da qui salgo andando a fare 3 catenelle. Fatte queste 3 catenelle, nei prossimi 2 punti devo andare a fare subito una diminuzione. Quindi mi inserisco nel punto a fianco, lavoro un mezzo punto alto, vedete che non ho completato il giro, ricarico il filo sull'uncinetto, mi inserisco nel punto a fianco, di nuovo
inizio un mezzo punto, un punto alto. Quando ho tre gettati sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto assieme. Quindi abbiamo chiuso assieme due maglie alte e in questo modo abbiamo fatto la prima diminuzione. Da qui in poi vado a lavorare 32 maglie alte. In un rigo ho realizzato 33 maglie alte, quindi la prima maglia alta che sono le 3 catenelle, la diminuzione più altre 31. Verso qui il fondo vedete che avanzo uno scalino di 5 punti e così lo lasciamo e lo avanziamo perché qui andremo poi a riprendere la manica, ok? Sarà una sisia bella abbondante che va un po' sul davanti, ok? Questo è il motivo che gli daremo, quindi lasciamo questi punti qui di avanzo. Giriamo a questo punto il lavoro e andiamo a fare 3 maglie alte e lavoriamo, cioè andiamo a fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e andiamo a lavorare le maglie così come si presentano fino ad arrivare alla diminuzione di prima, che vi faccio vedere come fare. Allora, sono arrivata qui, vedete che qui sto lavorando l'ultima maglia alta e poi sotto la diminuzione. La diminuzione l'andiamo a saltare, quindi non lavoriamo nessun punto sopra, andiamo a puntare qui nell'ultima delle 3 catenelle di inizio e lavoriamo l'ultima maglia alta di questo giro. Quindi ho lavorato le maglie così come mi si presentano dal fondo, senza saltare e diminuire nulla. Abbiamo semplicemente saltato qui la diminuzione del giro di prima, quindi abbiamo fatto un'ulteriore diminuzione se sempre su questo punto. Adesso dobbiamo andare a ripetere il giro 1, diciamo. Quindi facciamo 3 catenelle, voltiamo nuovamente il lavoro e subito dobbiamo andare a fare un'altra diminuzione. Quindi lavoriamo e chiudiamo assieme due maglie alte facendo un'ulteriore diminuzione. Da questo punto in poi andremo a lavorare fino qui alla fine le maglie alte così come si presentano. Arrivati nuovamente al termine del giro, facciamo di nuovo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo a ripetere quello che è stato il giro 2, ovvero lavoriamo tutte le maglie alte così come si presentano, tranne quando arriveremo qui che abbiamo di nuovo il blocco da due maglie chiuse assieme della diminuzione che salteremo per andare a lavorare direttamente l'ultima maglia. E dobbiamo procedere alternando questi due giri, diciamo di andata e ritorno, fino a quando non rimarremo con un totale di 16 maglie alte. Allora, guardate, ho realizzato tutte le diminuzioni in questo modo, nella parte che sarà lo scollo, e sono arrivata ad avere nel giro un totale di 16 maglie alte. 16 maglie alte dove adesso andremo a lavorarle così come si presentano, senza più fare diminuzioni, per un totale di 6 giri. Quindi ora facciamo le 3 catenelle, poi volto il lavoro e vado a lavorare le maglie alte così come si presentano, una per ogni punto sottostante.
Voilà, realizzate le 16 maglie alte, facciamo 3 catenelle, di nuovo voltiamo al lavoro e di nuovo andiamo a lavorare le maglie così come si presentano, come ho detto prima, per un totale di 6 giri. Una volta realizzati anche 6 giri qui tutti uguali di 16 maglie alte, possiamo staccare il filo e voi dovete ripetere lo stesso procedimento di tutta questa prima parte dall'altra. Dopodiché, una volta che le avete realizzate entrambe, come ho già fatto io, dobbiamo andare a realizzare quello che è il dietro. Un dietro che, quindi, come vedete, io ho girato già il mio coprispalle piegato sulla parte del retro, perché adesso andremo a inserirci qui, lavoreremo una serie di giri di maglie alte, per poi andarci a raccordare sulla spalla con quello che è il davanti. Quindi il davanti abbiamo fatto questa scollatura a V, mentre il dietro andiamo a realizzare un pannello più o meno dritto. Dobbiamo andare a seguire questa curva che poi qui punteremo per fare una manica un po' particolare e poi raccordarci sulla spalla con il nostro dietro. Quindi con l'uncinetto ho di nuovo fatto il cappio, vado a inserirmi qui. Quindi salto di nuovo le 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, mi inserisco qui con una maglia bassissima e poi vado a fare 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e vado a lavorare tutto il giro di maglia alta fino ad arrivare di nuovo qui dove salterò le ultime 5 maglie, ok? Quindi lavoriamo tutto un giro qua di maglia alta. Allora, una volta arrivati qui al termine di questo giro, adesso dovremo fare 3 catenelle, voltare il lavoro e di nuovo fare un giro fino ad arrivare dall'altro lato. Come potrete vedere, qui bisognerà fare delle diminuzioni per seguire esattamente la curva che ha preso il davanti. Quindi vedete che adesso il primo giro combacia, il secondo potremo ancora anche farlo senza diminuire, ma poi dovremo andare a fare una o due diminuzioni ogni tanto per seguire questa curva. Quindi l'unica cosa che dovremo fare appunto è quella ai lati nell'ultimo punto di una parte e dall'altra in corrispondenza, perché ovviamente qui curvano nella stessa maniera. Dobbiamo andare a fare una o due diminuzioni, ripeto, ogni tanto proprio per seguire questa curva. Di lì in là potete regolarvi che dovete fare tanti giri di maglia bassa fino ad arrivare alla stessa altezza qui davanti, del davanti, ovvero delle spalle, ok? Quindi io direi di proseguire senza farvi vedere giro per giro come fare. Andate appunto a fare una diminuzione ogni tanto qui quando occorre per seguire questa curva, esattamente come abbiamo fatto nello scollo, quindi semplicemente andate a chiudere due maglie alte assieme. In questo modo c'è una diminuzione, quindi proseguiamo così fino ad arrivare in cima. Allora, guardate, ho terminato di realizzare quello che è il dietro del nostro copritispalle, quindi questo è il risultato. Come vedete, ho fatto le diminuzioni come vi dicevo prima, ma è stato molto più semplice del previsto, ovvero ho semplicemente saltato il punto di inizio, quindi il primissimo punto all'inizio di ogni giro e al termine di ogni altro giro. Quindi non ho fatto nessun'altra diminuzione, non ho chiuso assieme due maglie alte, niente, ho semplicemente saltato per ogni giro il punto di inizio e di fine, e questo è il risultato. Lui è venuto così, e se adesso andiamo a chiuderlo, vedete che combacia perfettamente con il davanti. Anche qui il giro manica è perfettamente identico. Ok, quindi adesso possiamo direttamente chiudere e mettere assieme il nostro coprispalle, e adesso vi faccio vedere come andare a cucire assieme qui la spalla, fare la cucitura con l'ago, in modo che dopo possiamo dedicarci alle maniche. Quindi prendiamo subito il nostro ago. Io qui avevo terminato il giro, ho lasciato il filo un pochettino lungo, vado a infilarlo nell'ago e adesso vado a fare la cucitura. Quindi metto le due parti vicine vicine, proprio bene che combacino alla perfezione. Voilà, dopodiché con l'ago vado a prendere le due costine esterne del punto, quindi vedete, entro all'interno di queste due e all'interno delle altre due e faccio passare. Adesso torno indietro, passo attraverso queste due e le due dietro corrispondenti.
Poi di nuovo in questo modo, prendendo con l'ago le due costine e andando ad unirle assieme con una cucitura. Voilà, ed ecco che adesso se andiamo qui ad allargare sulla nostra spalla, il lavoro si allarga e la cucitura si vede pochissimo e non resta la costina in rilievo, ok? Che era, invece se l'avessimo unito maglia bassissima si sarebbe vista la costina in rilievo ed era esattamente quello che io volevo evitare, non volevo che si vedesse questo e quindi abbiamo semplicemente fatto una cucitura con l'ago perché resti il più piatta e nascosta possibile. Una volta arrivata qui, semplicemente facciamo passare il filo sul retro. Andiamo a fare un piccolo nodino e dopo andiamo a tagliare l'eccedenza e nello stesso identico modo andiamo a cucire l'altra spalla dall'altro lato. Per iniziare la manica, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto prendiamo l'uncinetto, facciamo il cappio e andiamo a inserirci, io vado a inserirmi qui esattamente dove c'è la cucitura della spalla. E andiamo a fare una maglia bassa. Voilà. Dopodiché vado a fare un giro intero di contorno di maglia bassa, dove vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto che mi ritrovo qua. Quindi per ogni maglia alta, diciamo, perché qui stiamo lavorando al contrario, vado a lavorare due maglie basse. Vedete che entro qui dove c'è la maglia alta e faccio due maglie basse per ogni maglia alta. Quindi procediamo in questo modo a contornare tutto il nostro giro manica. Una volta terminato il giro di bordatura della manica, dobbiamo iniziare la lavorazione vera e propria, dove andremo a fare dei quadrettini che lavoreremo stile filet. Quindi andremo a fare 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e una catenella. Saltiamo un punto di base. Quindi una maglia bassa, ne saltiamo una, ci inseriamo nella successiva e andiamo a fare una maglia alta. Adesso facciamo di nuovo una catenella, saltiamo di nuovo un punto di base in corrispondenza, andiamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo una catenella, saltiamo un punto di base, ci inseriamo nel successivo e facciamo una maglia alta. E così via, per tutto questo primo giro alterniamo una maglia alta e una catenella. E dove facciamo la catenella, sempre saltiamo un punto di base corrispondente. Vedete che si creano questi quadrati. Proseguiamo così per tutto il giro. Allora, guardate, ho realizzato alla fine 35 giri di punto così quadrettato in questo modo e adesso andiamo a fare gli aumenti per fare lo sbuffo della manica. Quindi nel giro 36esimo andiamo a fare gli aumenti.
quindi vedete che l'ultimo giro vado a chiuderlo con una maglia bassissima e poi vado a fare le tre maglie alte, le tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro di questo giro. Poi facciamo una catenella in più e andiamo a fare una maglia alta, ma non la andiamo più a fare sopra la stessa maglia alta di prima come facevamo, ma la facciamo qui in mezzo dove abbiamo la catenella, in questo modo. Dopodiché facciamo una catenella e poi andiamo a fare una maglia alta, questa volta in corrispondenza della maglia alta del giro precedente. In questo modo vedete che per un quadratino del giro sottostante abbiamo fatto un aumento e ci troviamo due quadratini. Dobbiamo ripetere questo procedimento per tutto il giro. Quindi adesso di nuovo faccio una catenella e vado a fare una maglia alta qui in mezzo. Successivamente di nuovo una catenella e la maglia alta in corrispondenza della maglia alta sottostante. Poi di nuovo una catenella e una maglia alta nel mezzo del quadretto. Una catenella e una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Raddoppiamo quindi il numero di quadretti. Vedete di nuovo una catenella, una maglia alta qui in mezzo, una catenella e una maglia alta sulla maglia sottostante. Procedo così per tutto il giro. Questo giro di aumenti vedete che mi ritrovo con il doppio di maglie all'interno dello stesso giro, quindi il doppio di quadratini. Adesso ho chiuso con una maglia bassissima, faccio le prime tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una nuova catenella e poi vado di nuovo a lavorare le maglie alte una sopra l'altra, quindi sopra quelle del giro precedente, e lavorerò quindi il doppio dei quadratini. Però il sistema resta lo stesso, quindi sempre una catenella e una maglia alta sopra la maglia alta precedente. Una catenella e una maglia alta sopra la maglia alta precedente. Una catenella e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta precedente. Questo ci permetterà di avere appunto lo sbuffo nella manica, quindi di avere il finale, diciamo, a campana. E dobbiamo lavorare con questo numero di quadratini, quindi in questo modo, fino a raggiungere una lunghezza di 13 cm. Io ho calcolato che dovrebbe bastare, non ho fatto una manica esageratamente lunga, ma comunque penso che 13 cm siano sufficienti. Quindi dobbiamo proseguire, vedete, in questo modo. Allora, guardate, ho terminato di realizzare la manica con lo sbuffo, è venuta secondo me stupenda, mi piace veramente tantissimo, forse uno dei progetti di abbigliamento a cui sarò più affezionata alla fine, perché mi piace veramente tantissimo, già il colore che io lo adoro, ancora questo modello è veramente bellissimo. Detto ciò, vi faccio vedere un'ultima cosa, ovvero come rifinire tutto qui lo scollo che andiamo a bordare e appunto vediamo come fare. Quindi ho fatto il cappio sull'uncinetto e vado a inserirmi qui nell'angolo della spalla con una maglia bassa e vado a lavorare un giro di maglia bassa lungo tutto questo lato fino ad arrivare qui al fondo. Quindi non percorriamo poi il giro di là, direi di semplicemente di fare un giro fino qua, staccare il filo e poi andare a fare un giro uguale partendo di nuovo dalla spalla a scendere dall'altro lato. Quindi andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto. Quindi qui abbiamo le maglie alte perché stiamo lavorando al contrario, quindi lavoro due maglie basse per ogni maglia alta. Vedete che questa è una maglia alta, lavoro una maglia bassa passando attraverso questa maglia alta e un'altra prima di passare alla successiva.
Quindi proseguiamo così appunto fino ad arrivare al fondo qua. Aver bordato tutto questo giro ed essere arrivati qui sulla punta, diciamo, dell'apertura davanti, andremo a staccare il filo e ripartiremo a ripetere lo stesso procedimento dall'altro lato. Dopodiché, se volete, potete andare a cercare dei bottoncini con cui far chiudere il nostro coprispalle e andarli a cucire. E detto, de dopo qua, dopo questo, abbiamo terminato il nostro progetto. Voglio farvi vedere un'ultima cosa. Dopo aver bordato quindi tutto lo scollo, diciamo, la parte davanti, sono andata a cucire due bottoni che avevano il gambino, sono così trasparenti, e sono andata a fare un'asolina volante dall'altro lato per poterla agganciare facendo 10 catenelle. Sono 10 catenelle fissate con due maglie bassissime qui ai lati, e che fanno l'asola volante della chiusura. Questo ovviamente solo se volete chiuderlo così anche voi, altrimenti potete usare questi buchini qui della lavorazione della maglia alta, ad esempio, come asola per bottoncini leggermente più piccoli. Avete già l'asola creata e potete anche attaccare delle piccole pastigliette, oppure potete decidere di lasciarlo anche aperto senza chiuderlo, oppure di mettere un bottone solo. Io appunto ho deciso di fare questa chiusura, poi va un po' a vostro piacere, potete farla come preferite. Ecco, se volete fare come me le asole volanti, appunto io ho fatto 10 catenelle fissate da due maglie bassissime. E poi ovviamente le 10 catenelle sono date dal mio bottone, che non è particolarmente piccolo. Se voi avete bottoni più piccoli o più grandi, regolerete l'asola di conseguenza. Detto ciò, il progetto è finito, spero che vi piaccia. A me piace veramente tantissimo, sia il colore che il modello. Io le maniche fatte così le adoro veramente, mi piacciono tantissimo. E fatemi sapere cosa ne pensate, se provate a realizzarlo. Aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari l'amico Uncinettina, e se vi è piaciuto il progetto anche ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di far crescere la nostra community. Un bacione, ciao!